La rassegna stampa di oggi, lunedì 7 agosto, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Allora, sulla ONG, che mi sembra che sia il grande tema di quest'estate, c'è un tema leggero che è il caldo, il caldo percepito. Il secondo tema di quest'estate sono le ONG, perché hanno preso una piega diversa rispetto ai mesi scorsi, perché sono state trovate con le mani, come possiamo dire, nella marmellata dopo che un agente dello SCO si è introdotto in una di queste ONG, una ONG Save the Children, e ha visto con delle foto quello che facevano un'altra ONG, quella tedesca, cioè i rapporti con i migranti. E da quello è diventata un po' più dura la posizione del governo. Ma quello che sta succedendo, soprattutto in questo momento, è che all'interno del governo c'è una linea diversa, c'era da aspettarselo. Ma la cosa che forse è più divertente in questa linea diversa è che c'è il comunista, cioè Minniti, adesso si fa per scherzare ovviamente, l'ex comunista Minniti, che fa il duro e dice che le organizzazioni non governative devono rispettare i nostri protocolli, se no non entrano nei porti. E poi c'è la linea invece più morbida, che è quella, come spesso avviene, del cattolico, cioè Del Rio, che invece ha detto: però se queste navi dell'ONG hanno sopra delle persone che riescono a salvare in qualche maniera, beh, insomma, poi dopo è chiaro che le devono trasbordare su quelle della Guardia Costiera e quindi portarle nei porti italiani. E quello che è successo con 127 migranti nei giorni scorsi, cioè che la nave di Medici Senza Frontiere, pare anch'essa indagata, ha trovato dei migranti, si è trovata sempre nel posto giusto, al momento giusto, anche se le ricostruzioni dicono oggi che è stata la stessa Guardia Costiera a dirgli dove erano questi migranti, li ha presi e li ha trasbordati sopra la nave della Guardia Costiera. Ma a quel punto a che cosa serve tutto sto casino che abbiamo fatto fino ad oggi? Assolutamente no. Sono ancora in diretta? Sì, speriamo, perché qua ho fatto un po' di casino. E quindi all'interno del governo si sarebbe creato un po' di pasticcio su questa vicenda. Un'altra questione che riguarda i migranti è la posizione di Saviano. Ieri è stato attaccato da Galli della Loggia e dal Corriere della Sera. Oggi Massimo Giannini su Repubblica, cioè mentre il governo si divide sulle ONG, Repubblica è monolitica sulle ONG. Stanno tutti con Saviano e sul fatto, come dice oggi Giannini, Massimo Giannini scrive oggi su Repubblica, cos'è che dice Savini? Resa della sinistra, cioè è mai possibile che la sinistra si sia arresa? La prima resa è sull'ONG e la seconda è appunto sullo Ius Soli. Nel frattempo il fatto va davanti, va dritto sulla sua posizione, intervista Gratteri, procuratore antimafia, il quale dice le ONG dicano di sì al codice, non facciano tanto le furbette e soprattutto, come si vede dalle ricostruzioni del giornale, di Libero e dei giornali, insomma, che su questa vicenda sin da prima hanno detto che c'era qualcosa che non funzionava sulle ONG. Il tema fondamentale è che queste ONG, quando salvano le persone, poi dopo restituiscono i barconi ai trafficanti. Cioè, su questo non è che c'è un se, un ma, un codice, c'è il buon senso del pensare che tu non restituisci al trafficante o all'omicida la pistola o la nave con le quali loro si sono resi artefici del reato che stanno commettendo. Ma mi sembra una cosa talmente banale che non riesco a capire perché se ne debba neanche discutere. D'altronde questo è il paese in cui Furio Colombo è fantastico. E cosa fa? Il giornale lo ricorda, soltanto un anno fa si lamentava del fatto che a Capalbio arrivassero 50 migranti e oggi invece ha il coraggio di scrivere e di dire che come fanno i sindaci del PD a pretendere più tasse se portano i migranti in casa, cioè come fanno i sindaci del PD a non voler accogliere i migranti. Ma porca miseria Colombo, tu e la tua Capalbio non l'avete voluti accettare, sei tu che hai fatto una dichiarazione un anno fa e adesso te la lamenti con i sindaci del PD che non vogliono i migranti. Io trovo che veramente c'hanno la faccia, vabbè, sapete come c'hanno la faccia, è fantastico. Oggi, per andare al secondo grande tema di cui noi non abbiamo molto affrontato, ma sbagliamo in questa zuppa di porro, è il Venezuela, cioè l'abbiamo affrontato in tempi meno sospetti di oggi. La questione del Venezuela è che c'è una dittatura comunista in corso e che sta facendo delle cose orribili, come tutte le dittature, solo che quelle comuniste hanno una specie di, come posso dire, di difesa corporativa da parte di quelli che si sentono vicine ad esse da un punto di vista ideologico, tant'è che ci sono ancora molti comunisti in giro che si professano tali e hanno
dignità intellettuale per definirsi tali. Ma la cosa stupenda è che Guzzanti oggi prende per il culo giustamente la dittatura di Maduro, perché dice: Maduro in realtà non bisognerebbe ucciderlo, non bisognerebbe deporlo, bisognerebbe semplicemente trasferirlo in quel museo francese in cui c'è ancora la dimensione esatta atomica del metro, del chilo e del litro, perché bisognerebbe vedere bello in carne ed ossa che cos'era il comunismo. Ancora esistono le dittature comuniste, però potrebbero scomparire nel tempo, quindi bisogna avere una sorta di museo del comunismo, e prende in giro un po' tutti quelli che hanno strizzato l'occhio a Maduro. Bellissimo il titolo di Libero, Torna a casa Lesso, il Lesso sarebbe Alfano, e il pezzo però di Libero non è così negativo nei confronti di Alfano, dice: primum vincere de inde fili so fare, mettiamola così, insomma il centrodestra se a novembre vincesse in Sicilia, grazie anche all'intervento di Alfano, darebbe una botta definitiva a Renzi, a parte il fatto che mi accorgo di un Libero antirenziano, addirittura pur di essere antirenziano diventa alfaniano, ma lo è sempre forse un po' stato, diciamo, verdiniano alfaniano, ma questi sono retroscena che interessano poco voi che ci ascoltate. Però la cosa che mi fa pensare che poi sì, si può dare una botta a Renzi, ma poi se le botte le dai con coalizioni tipo quelle che si vanno a formare in Sicilia, oppure si rischia di fare quello che si è fatto a Roma, penso che forse vale la pena. Vale la pena allearsi con Alfano per prendere un 3-4% in più, per poi dopo costruire che cosa? Cosa costruisce un centrodestra con Alfano, mettendoci dentro tutti pur di vincere? Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a Berlusconi, che fa un'intervista molto lunga oggi sul giornale, 3 pagine dedicate a lui, chi è interessato alle questioni berlusconiane se le legge sul giornale. Io devo dire non moltissimo in questa fase, mi interessa più la questione alfaniana, cioè quella è la vera cartina di tornasole, vincere a tutti i costi, e se vince a tutti i costi si può fare come e a che prezzo. Boh, non lo so, è un ragionamento da fare, non ho un'idea precisa, però la mia idea è che poi bisogna governare, e bisogna governare in questo paese è sempre difficile. La Mogherini si è distinta questa signora per nulla, soltanto per dire che l'immigrazione è un problema, soltanto per non difenderci in Europa, soltanto per la sua latitanza, soltanto per l'età di Torenzi che l'ha nominata in un posto incredibile grazie alla sua inadeguatezza, cioè non rompeva le balle a nessuno, ci ha fatto perdere un posto importante come quello che aveva e ben gestito Tajani, tant'è che è diventato Presidente del Parlamento Europeo, per avere questa signora il cui unico merito è riuscire a farsi dei selfie quando va all'inaugurazione del Parlamento iraniano, della Repubblica Islamica Iraniana, porca puttana, della Repubblica Islamica Iraniana, con il velo in testa. Questo è quello che riesce a fare la Mogherini, i selfie con i rappresentanti moderati del Parlamento iraniano. A me mi cadono le braccia se penso a una cosa di questo tipo, e penso che questa è l'unica cartuccia che si è spesa Renzi in Europa. Complimenti alle nomine di Renzi, una più azzeccata dell'altra, dalla RAI a Finmeccanica al responsabile nostro in Europa, al commissario nostro in Europa. Altre 2 notizie di giornata, Eutruria, scuppetto di Repubblica, che sono 2 giorni che dà un po' informazioni che altri giornali non danno, ieri sulle bancomat che verranno resi obbligatori, oggi sul fatto che sono state stabilite dalla Consob le multe dell'Etruria, 910.000 euro dai 40 ai 90.000 per gli ex componenti del Consiglio di amministrazione. Quel che è grave è che non l'entità delle multe, ma il fatto che le multe riconoscono in pieno, il fatto che siano stati a conoscenza i consiglieri di amministrazione e il direttore generale dell'Etruria dell'aggravamento della situazione e delle condizioni della banca, eppure non ne hanno reso partecipi gli obbligazionisti, secondo quanto invece era previsto dalle norme. Insomma, nella burocrazia e nelle migliaia di burocrazie legali italiane, questo sarebbe la colpa degli amministratori dell'Etruria, tra cui papà della Boschi, che si becca una multa di 40 euro. Ultima notizia riguarda l'inchiesta sugli appalti Consip, su questa io vi consiglio 2 punti di vista. L'inchiesta prevede, se che parte dall'ANAC, non capisco perché non dall'antitrust, dall'ANAC, visto che l'idea è che ci sia un cartello, cioè che si siano messi d'accordo 3 grandi aziende per vincere, tant'è che non partecipano agli appalti a cui partecipano gli altri. Mi sembra una cosa puramente antitrust, ma Cantone mette le mani ovunque, quindi anche questa è diventata una questione dell'ANAC. Lì ci sono 2 interviste da leggere, una lunga di Morando sul Corriere della Sera e una breve di Pellegrino, che è uno degli avvocati che difende le ditte che hanno perso gli appalti, su Repubblica. Morando dice: abbiamo fatto bene a togliere i vertici. Lì veramente Morando, che è una persona seria, veramente sbaglia, perché i vertici della Consip non sono stati
stati tolti per questa inchiesta, ma sono stati tolti perché non hanno, facevano parte di, hanno fatto una serie di dichiarazioni contro il padre di Renzi. Quindi prenderci per i fondelli in questa maniera Morando non è da lui, non è dalla serietà di Morando. Mi sembra incredibile che lui giustifichi la rimozione dei vertici della Consip per questa inchiesta, cioè per il fatto che c'erano tre aziende che collidevano tra di loro, cosa che è emersa ieri, e non per quello che era emerso due mesi fa, e cioè che i vertici della Consip avevano detto che avevano parlato col papà di Renzi che li voleva influenzare. Forse quello è stato il motivo per il quale sono stati, caro Morando, tolti i vertici, l'anello proprio qua al naso, l'anello al naso, Morando, uno che entra da qua e l'altro che esce là, un anellone di queste dimensioni. Poi Morando parla anche di questioni insomma più serie, dice che le stazioni appaltanti, cioè le società che fanno appalti in Italia, sono passate da 30.000 a 300, e quindi riducendo in questa maniera le opportunità di corruzione. Poi leggi Pellegrino, che era l'avvocato di una delle ditte che sono state escluse dagli appalti, e dice: ragazzi, ma come si fa a fare un appalto unificato da miliardi di euro, questo appalto che parliamo sono 3 miliardi di euro, quando ci sono specifiche così diverse tra il pulire una montagna, tra il pulire in casa, tra il pulire in un bagno di Roma oppure di Palermo? Cioè, rischiate semplicemente di mettere troppe cose insieme e quindi far sì che si vinca senza sapere bene quello che si sta per vincere e cosa si deve fare. Diverso è, dice Pellegrino, dire facciamo una gara per comprare non 10 ma miglia siringhe. Allora quello è una cosa uniforme, standard, e allora ci sta una campagna centralizzata. Ma quando si tratta di servizi così diversi, sparsi sul territorio, con funzionalità diverse, con partecipanti che avevano già vinto nel passato, beh, mi sembra che queste gare siano totalmente inutili e più costose. E questo è il punto di vista di Pellegrino, che ha un suo ragione d'essere. Vi direi che per oggi è tutto, ci diamo appuntamento domani. Ciao.